visti Firmino e Premier con lui cavalca la morte, uno prima. Oh mio, Kabir Bide, cioè mio santo cavolo, va, no, oh mio santo, salvami, sono la tua Lady Marianna. Lady Marianna? Sì. La perla di Labuan. Più che una perla, a me mi sembri una cozza. No! Ma io non capisco. Cioè, questa doveva essere una scena d'amore. Dovevamo essere innamorati. Tu, Sandoka, io, Lady Marianna, mi portavi sull'isola di Montprochet. Io ti salverò e ti porterò sull'isola di Montprochet. Non temere, mia amata. Amore, sì, sono qui per te, mio venditore di collanine da spiaggia. Più che Sandokan, sembri quello. Ti porterò sull'isola di Montprochet, sì, ma ti darò in pasto alla tigre di Montprochet. Quanto sei cattiva! Così finalmente tornerò single. Con lui cavalca la morte. È un film del 1967, la regia di Giuseppe Vari. E indovinate perché tutto questo teatrino? Tritrino? Tritrino! Il tratrino? Beh, per lanciare l'attrice protagonista di questo film western, che non è niente po' di meno che... Carol André! Esattamente, interpretata dalla nostra premiere. È diventata famosa questa attrice nella serie Sandokan del 1976 e quindi abbiamo avuto il nostro Kabir Baby. Sì, Kabir Bidè. Kabir Baby. Vabbè, come ti pare. Dai, Lady Marianna, non prendertela su. Allora, ragazzi, noi vi invitiamo ad iscrivervi al canale, un like, un commento se volete e accendete quella dannatissima campanellina. Date la vostra preferenza da 1 a 5 a questo film qui sotto i commenti. Lo faremo anche noi dopo aver visto il film. Esattamente. E date un commento anche per me e per la Sissi, per la Lady Marianna e per la Lady Marianna Bis. Sei uguale, Premier, veramente. Grazie, merci, merci. Anche tu, Filmino? Sì, fate un commento anche per me. Ma certo, commentate con Sandokan. Sì, Sandokavolo, va, vabbè, lasciamo perdere. Buona visione. Ciao, 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 ciao. We'll be right back.
eletto senatore, persegui per il bene della nostra città e della regione, perché è un uomo onesto e generoso. Nessuno a Sacramento, gli afferma, deve avere lo stomaco vuoto. E quindi voi tutti cittadini potete essere suoi ospiti. Accomodatevi, accomodatevi, prego. È da mangiare e da bere per tutti. Non vorrete perdervi questa straordinaria occasione per rimpicciarvi come se fosse Natale a spese del generoso signor Talbot. Zuppa di cavoli, patate e fagioli, montone arrosto, contorni scelti e naturalmente birra e whisky a volontà. Sono quanto vi offre il signor Talbot a dimostrazione del benessere di cui godrà il Sacramento se egli verrà eletto. Il vostro voto sarà ben collocato, cittadini. Prendetevene conto voi stessi sedendovi a tavola. Il signor Talbot è un uomo concreto, positivo. Buongiorno, signor Luke. Dategli una prova di fiducia accettando il suo invito. Avanti, signori! Non fate complimenti che proprio non è il caso. Ce n'è per tutti. Bravo, Philip. Tu sei uno che sa scegliere la strada giusta. Mi batterà. Ne sono certo. Per forza, facendo ricorso a questi sistemi. Ma no. Non è detto, signor Cooper. La gente a lungo andare finisce sempre per distinguere tra un avventuriero e un uomo onesto. E io credo che nessuno a Sacramento potrà dimenticare come Talbot ha fatto la sua fortuna. Voi pensate? Ma certo. Sì, sì, sicuramente. Se lo ricorderanno tutti. Riuniamoci tutti attorno a quest'uomo nobile, retto ed esemplare, che deve essere il vanto della nostra comunità e che vi riempirà non solo di storia, ma anche di portafogli. Urgente per il signor Talbot. Glielo porto io. Coraggio, signori! Quale migliore occasione per dimostrare le vostre sincere convinzioni davanti a dei piatti succulenti che ho avuto il piacere di preparare con le mie stesse mani. Tutta roba di primissima qualità. Io, per quanto mio, sono perfettamente d'accordo con la proposta di Talbot. Che ne dite? Quando è così, non mi resta che accontentarmi. Agiamo pure in questo senso. Farò del mio meglio per convincere i coltivatori di Austin. Saranno tutti i voti che strapperemo a Talbot. Lo spero per tutti noi. Ma non scommetterei neanche mezzo senso sul mio successo. In ogni modo, grazie amici. Arrivederci. Salve. Lascia stare, Cooper. Quello che devo dirti posso dirtelo anche al buio. Mi sono servito un whisky. Ottimo. Ne comprerò una cassetta. Ti avevo avvertito, Chris, di stare attento a non esagerare. Ma tu invece insisti con le prepotenze. E questa volta ne avrai almeno per un anno, per violazione di domicilio. Questo non è il tuo domicilio, Cooper. Il tuo domicilio è all'inferno, dove ora io ti spedirò. Salve, Gordon. Ah, sei tu, Harvey. Poche storie, scendi. Devo parlarti. Cos'è, mi vuoi spaventare? Neanche per sogno, Gordon. Voglio solamente tutto quello che hai in tasca. Quattrini, l'orologio, tutto insomma. Fa presto. Ma dico, sei diventato pazzo. Poche storie, tira fuori la roba e tieni la bocca chiusa, che è meglio. Anche la spilla, avanti. Ma a che ti servono questi oggetti? Non ti bastano i quattrini? Sì. Hai ragione, non mi servono, ma se uno lo ammazzano per rapina non gli lasciano niente addosso, no? Nemmeno la spilla alla cravatta, non ti pare? Ammazzano. Chi? Te.
Padre Felix, come vi ho scritto, avevo urgente bisogno di parlarvi. Si tratta di impedire che... Una gran perdita per la musica. Anzi, credo che ci guadagnerà se invece mi occuperò di offrirvi qualcosa. Sedete, prego. Dunque, miei cari amici, ho creduto opportuno riunirvi per fare il punto della situazione a 2 giorni dalle elezioni e anzitutto per ringraziarvi del lavoro che avete svolto. Potete star tranquillo. L'opposizione praticamente non esiste. Sono anch'io di questa opinione, ma siccome non vorrei correre il minimo rischio, penso che... Avanti. Vai pure. C'è anche il signor Chris, signore. Fallo entrare. Merci in arrivo. Come temevamo. Tutto a posto, senatore. Mi chiamerai senatore dopo che avremo contato i voti. Per adesso raduna qualcuno dei tuoi uomini e percorri la pista di Nord-Ovest. Incontrerai un Pony Express che non deve arrivare qui. Calmati. Chi c'è qui oltre a te? Nessuno, signor. Eravamo soli. Adesso avrai compagnia. Avanti, vieni con noi. Parecchi qui. Non muoverti di là e butta la pistola. Ehi, guarda.
guarda da questa parte. Fermo! Non possiamo ucciderlo. Prendete i cavalli. Bill. Anzi no, tienile tu, Sam. Accorda. Tiriamolo su, aiutami. Adesso ti faccio fare una bella passeggiata, eh? Non ce la fa? Non hai molta fiducia in lui, vero? Ma tu non hai mai fiducia in nessuno, del resto. Chris non è che un idiota. A chi avrei dovuto rivolgermi? A Luke? Finora non ha mai sbagliato. Si può sapere quante volte devo ripeterti che non voglio più avere quel bastardo tra i piedi. Sono certo che Chris a quest'ora ha già in mano i documenti. Me lo auguro, Talbot. Perché altrimenti puoi andarti a misurare la corda che ti infileranno al collo. Una volta eletto senatore non dovrò più preoccuparmi di niente. Non è facile revocare l'immunità parlamentare. Faresti bene a ricordarti che per il momento non sei stato ancora eletto. Può darsi che diventi senatore, ma se Chris fallisce, non lo diventerai mai. Fare un corriere della Pony Express è sempre un pessimo affare. È molto meglio abbandonarlo qui, ci penseranno i coyote a sistemarlo come si deve. Forza, andiamo!
Ehi, Chico, piantala con quell'armonica. Abbiamo visite, a quanto pare. Va a dare un'occhiata. E tu, Geremia, vieni qui avanti. Cerca di tenere gli occhi aperti, se ti riesce. Tu, muoviti, Chico. Oddio, è morto. Meglio, ci risparmia la fatica di chiederti come sta. Mamma. Proprio così, sua. Tuo padre aveva ragione. Quando incontri un uomo nella prateria, prega che crepi prima che ti dica buongiorno. Ehi, tu. Chi sei? Ah, un corriere della Pony Express. Che ti è successo? Smettila, Chico. Non mi pare proprio il momento di fargli un interrogatorio. E tu vai a prendere un po' d'acqua, presto. Da qui. Bevi piano. Piano, piano, ho detto. Chi ti ha conciato così, ragazzo? Degli amici in vena di scherzi. Gente che conoscevi? Mai visti prima. E tu che fai lì in palata? Svegliati, bambina mia. Forza, aiutami a tirarlo su. Portiamolo sul carro. E tu guarda di non sprecarti, sai, ti dovessi affaticare, brutto fanullone. Devo raggiungere Sacramento il più presto possibile. E come conti di andarci a piedi? Io oggi al massimo farò altre 20 miglia. No, io ho bisogno di un cavallo. Non posso perdere altro tempo. E dove pensi di trovarlo, un cavallo da queste parti? Beh, è chiaro, me lo darete voi, no? E come me lo pagherai, ammesso che abbia intenzione di dartelo? No, non in contanti, questo è più che sicuro. Visto che mi hanno rubato fino all'ultimo centesimo. Chi è il pazzo che va ancora in cerca d'oro? Io, perché? Cosa c'è che non va? Ah, niente, niente. Solo che secondo me oro non ce n'è più in California. Sciocchezze. L'oro c'è sempre. Sei sicura che tua madre non sia un sergente? Un colonnello. Beh, tanto. A me comanderà per poco, io me ne andrò per conto mio. Vuoi dire al Sacramento? Ti rendi conto che dista 200 miglia? Ah, lo so. Ah! Ah! Allora, vi decidete a darmi il cavallo di cui ho bisogno? Sono della Pony Express e ve lo pagherà il governo. In ogni modo, vi avverto che se vi rifiutate, con mio grandissimo dispiacere sarò costretto a requisirvelo. Calmati, Chico. Capisco che ti secca. Ma la legge è la legge e io non ci posso fare niente. Io sono del Kansas e non riconosco il tuo governo e tantomeno le tue leggi, signor Sbruffone. E quindi non mi requisirai un bel niente. Chiaro? Vieni avanti tu. Come vedete mi ci avete costretto.
Susan, monta a cavallo. Su, sbrigati! Insomma... Buono, buono! Sei un ladro di cavalli! Ecco quello che sei! Ti voglio vedere impiccato! Ma finirò per ritrovarti! Ti sei matto? Vuoi uccidere su dal cretino? Dove mi porti? In capo al mondo, se vuoi. Va all'inferno! Va bene, d'accordo, ci vado. La tua corsa finisce qui, Susa. Ci fermiamo un po'? Siamo vicini a Green Oaks, lì faremo un assalto. Forse era meglio se non lo conciavamo a quel modo, il galoppino della Pony Express. Lo sapete cosa succede quando crepa uno di quei dannati corrieri, no? La Guardia Nazionale si mette sul sentiero di guerra e addio. È difficile che uno se la cavi. Ma noi non abbiamo ammazzato nessuno. Questa regione è piena di coyote, di banditi e di indiani, tutta centaglia che non va tanto per il sottile. E quell'imbecille non troveranno neanche le scarpe e noi non c'entriamo. Sam, date un'occhiata dall'altra parte. Bene. Non c'è nessuno. Forza, ragazzi, scendete, ci riposiamo qui un momento. È una buona idea, sì. Se per caso si fosse ripreso e avesse trovato un cavallo, quella gente della Pony Express è capace di cavalcare 18 ore di seguito. Piantala con questo Pony Express della malora. Riposeremo un paio d'ore e poi ci rimetteremo in marcia. Ci voleva. Ho le gambe che non le sento più. Di lusso, ma è meglio di niente. Bill e Jack, restate di guardia. Ancora acqua, passa la porra. Tieni. Thank you.
Ben trovato, giovanotto. Ora per tua disgrazia ti farò vedere come tratto i ladri di cavalli, sia che appartengano al governo o che lavorino in proprio. Continua a rinfrescare. Cosa credi, che me li regalino i cavalli? Sebbene ti sbagli. O credi che mi diverta farmeli rubare per trovarli stecchiti lungo la strada? Sono stato aggredito. Avrebbero dovuto farti fuori una volta per tutte. Se per questo ci hanno provato, ma non è facile. Fai pure lo spaccone. Non so chi mi trattenga dallo spedirti all'altro mondo con le mie mani. Se lo fate, temo proprio che nessuno vi pagherà il cavallo morto, tantomeno quello che mi darete adesso. Io non farò un accidente, preferisco avere la soddisfazione di affogarmi. No, figlio di un cane, così impari a rubare alla povera gente. No, no, mamma, ti prego, così lo ammazzi, basta adesso. No. Alzati, alzati o ti faccio saltare le cervella. Su! Quell'uomo è un osso duro, signor Talbot. Spara come un dannato. Conosce il terreno come un indiano e ha anche la fortuna dalla sua. Non è una partita di poker, la fortuna non c'entra. È solamente una questione di intelligenza, di prontezza. Lo so anch'io. Che si tratta di un corriere del governo. E che non si può affrontare il rischio di liquidarlo, ma bisognava metterlo fuori uso. Per un po'. Com'è la situazione in città? Beh, in giro la gente preferisce tenere la bocca chiusa, anche se un po' di buriana c'è stata dopo gli incidenti Capitan Cooper e i suoi due amici. Naturale, no? Occorre fermare quel corriere. Questo è il tuo unico e solo compito, Chris. Prendi i tuoi uomini migliori e provvedi. Va bene, signor Talbot, certo. E attento. Attento a non sbagliare. Questa volta non te la caveresti. Andate. Hai ancora intenzione di andare a Sacramento? Devo andarci per forza, ma se perdo altro tempo sarà inutile. Susan, forse potresti convincere tua madre a darmi un cavallo. Non lo farò. E poi, anche se ci provassi, non otterrei nulla. Però in fondo potremmo rubarglielo, no? Ma certo che possiamo. Non è vero? Se rubi un cavallo questa volta o mi porti con te, o ti ammazzo. Thank you.
Luke, c'è? Sì, sì. Credevo avessi dimenticato la strada. Ancora non mi conosci. Io, Luke, non dimentico facilmente. Vuoi un whisky? No. Troppo scadente per un palato raffinato come il tuo. Tu sei scadente, Luke. E allora perché sei tornata? Ti trovo interessante. Quando ti prendo a schiaffi? Sei una vera donna. Come va, Talbot? Non c'è muro dove non ci sia appiccicata la sua faccia. Sarà bene per tutti se Talbot verrà eletto. Non lo metto in dubbio, ma tanto io non voto, non con la scheda almeno. Cosa vuoi, Dolores? Voglio te, Luke. E tu lo sai. Ma voglio anche tutto quello che Talbot può darmi. E forse vuoi anche un piccolo favore. Un favore che posso farti solo io, vero? Va all'inferno, Dolores. L'inferno sta arrivandomi addosso, Luke. Ma com'è possibile? Talbot è già oggi una potenza e quando sarà senatore... Non lo sarà mai se non mi aiuti. Un maledetto corriere sta arrivando da Washington con dei documenti che scottano. Beh, e con questo? Luke... Tu puoi fermarlo. Talbot gli ha mandato incontro Chris, ma io non mi fido assolutamente. Con te sarei molto più sicura. Perché non ci pensi tu? Io costo caro. Avrai tutto quello che chiedi. Una volta eletto, Talbot vivrà praticamente a Washington. E noi saremo liberi. Ma se quel tipo della Pony Express arriva, per Talbot è finita. Ne avrà per 20 anni. E tu sarai ancora più libera. No. Ci sono dentro fino al collo. Di chi si tratta? Di un tale che secondo le nostre informazioni si chiama Idaho Joe e sta percorrendo la pista di nord-ovest. Contaci. Ehi, tu vuoi fregarti? Dico a te. Dici sempre di avere tanta fretta e poi non fai che perdere tempo. Per l'ultima volta vi chiedo di darmi un cavallo, a nome del governo. Piantala, non mi scocciare. Io me ne stropiccio del tuo governo, la vuoi capire? I cavalli servono a me. State commettendo un reato. E se non ti muovi ne commetto un altro più grave. Avanti e sbrigati a salire. Quel ragazzo ha la pistola piuttosto facile oggi. Mi piace giocare al cowboy. Vuoi lavorare? Grazie. Thank you.
Sei tu, Brian? Io. A meno che tu non abbia un amante. Quanto sei sciocco. Allora che mi dici? Hai notizie di Chris? Nessuna. La prima mano l'ha persa. È come un imbecille anche. C'è chi può fermare quel corriere. Sempre lui, eh? Sì, certo. Luke Printice. Lui almeno è un professionista. Niente da fare, Dolores. Io non voglio che si occupi dei miei affari. E questo l'ho già detto e ripetuto un milione di volte. Vedi di ricordartelo. Un tempo non la pensavi così. Luke era il tuo braccio destro. Sì, è vero. Ma tu non eri mia moglie. Ah, geloso. Ma guarda, il senatore Talbot è geloso di un pistolero. Non ho detto di farlo girare per casa, ma di incaricarlo di fermare quell'uomo. Chris ha preso con sé i migliori uomini che abbiamo. Per quanto Aidao sia in gamba, questa volta ce la faranno. È quello che mi auguro, del resto. Perché se quel tipo della Pony Express arriva a Sacramento, nei guai ci sarò anch'io, purtroppo. E questo vorrei proprio evitarlo, a qualsiasi prezzo. Brian Talbot. Marta, fa un gran caldo, fa un caldo boia. Se non me lo dicevi non me ne sarei mai accorta. Si può sapere cosa hai da fischiettare tu? Mai fatto un viaggio più comodo. Un po' lento magari, è vero. Ma insomma non si può avere tutto nella vita. Non sembra anche a voi? A te. Ah! 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 Farcela. Beh, ci provo. Dal bivio di Martin dovrai arrangiarti da solo, però.
Noi faremo un'altra strada. E senza tanta fretta anche. In ogni modo può darsi che lì trovi un cavallo. Susan? Sì, mamma. Deve essere molto importante se la vogliono a tutti i costi. Hai avuto paura? No, mamma. Certo che se non avevamo la dinamite eravamo spacciati. Meno male che è finita. Potremmo anche riposarci un po' adesso. Giusto. Ce lo meritiamo, no? No, dobbiamo andare avanti. Va bene. Perché non lo prendi tu il cavallo? Io vado sul carro. Sì.
Allora adesso te ne andrai. Venite. Ehi, tu. Sei Idaho Joe? Certo. Molto bene. Ti aspettavo. Sulle mani. Da questa parte. Su. Via il cinturone. Anche tu, vecchio. Quanto ti pagano per il mestiere che fai? $18 la settimana. E quando hai qualche scartoffio da consegnare? Dipende dalle distanze che percorro. 15 cent ogni miglio. Allora non prendi molto. Adesso hai finito di correre. Qui potrai riposarti quanto vuoi. Però prima di prenderti questo meritato riposo, sarà meglio che mi consegni il messaggio che dovevi portare a Sacramento. Lo so che voi della Pony Express ci tenete molto a compiere le vostre missioni, ma questa volta devo darti un dispiacere. Hai fatto la guerra, Idaho? Sì, nella cavalleria dell'Unione. Bei soldati. Lo sai qual è la maniera migliore per vincere una battaglia? Mettere il nemico in condizioni di non potersi difendere. Esattamente quello che sono riuscito a fare io con te. Sì, potrei ucciderti in duello, ma sono uno piuttosto svelto. Ti farei, se no, estrarre la pistola per poi piantarti una palla in fronte. Per te la cosa non sarebbe molto diversa. In quanto a questa brava gente che ha commesso l'errore di portarti fino qui, non gli succederà niente se sapranno tenere la bocca chiusa. È un consiglio che faranno bene a non dimenticare, chiaro? Sarò costretto a trattar male anche queste gentili signore. Non vorrai costringermi ad essere così scortese. Ehi,
Idaho. Era tanto che avevo bisogno di un bel bagno. Vieni. Mi sei fatto niente? No, niente. Ah. Anche questa volta l'abbiamo scampata bella. Quel farabutto è sicuro di averti ammazzato e ha ferito malamente Chico. Mi dispiace per il ragazzo. Lo abbiamo affidato ad un medico che sta a 2 miglia da qui. Ha detto che se la caverà senz'altro. Una buona notte di sonno, ecco cosa ci vuole. Ve l'auguro di tutto cuore. Io riparto subito. Ma insomma, la vuoi smettere di fare una pazzia dietro l'altra? Non faccio nessuna pazzia, faccio soltanto il mio dovere. Perché non ti riposi almeno qualche ora, Idaho? No, Susan, ormai ho i minuti contati, non le ore. Certo che se sono tutti come te, quelli della Pony Express, vuol dire che vanno a trovarli in qualche manicomio. In ogni modo, tu sei padrone di fare tutto quello che vuoi. Grazie di tutto. E non vi dico addio perché prima o poi spero molto di rivedervi. Va bene, andiamo anche noi allora. Contenta? E speriamo di non dovercene pentire. Su, forza, Geremia. Da queste parti, eh? In tempo di elezioni il denaro gira sempre in abbondanza. Vieni, Susan, è meglio che cominciamo subito a fare le nostre commissioni. E tu, Geremia, non sparire immediatamente dentro a qualche pentola come al solito. Mi raccomando. Beh, la tua missione è compiuta, ragazzi. Già. Consegna quello che devi consegnare e falla finita. Dimentica, Luke. No, io non lascio mai le cose a metà, Geremia. Che diavolo, sei un Pony Express, niente questioni personali, non ti pare? Ho deciso che deve pagarmela. Ah, e non pensi che forse hai deciso di farti ammazzare e di rimettere tutto il tuo guadagno? Eh? Sei un matto. Può darsi. Dov'è il capitano? Di sopra. Grazie. Il capitano, per favore. Eccolo lì, signore. Capitano Stewart, un messaggio da Washington. Ah, venite direttamente dalla capitale, giovanotto. Più o meno, signore, ho avuto qualche avventura. Perbacco. Complimenti. Oggi è il 16 marzo e quest'ordine porta la data del 2. Non mi direte che avete percorso quasi 3.000 chilometri in sole 2 settimane? 14 giorni esatti. Vi faccio le mie congratulazioni. Durante la campagna in Virginia ne ho percorsi 2.000 in una ventina di giorni. E sinceramente credevo di essere qualcuno. Sergente, preparate gli uomini. Dobbiamo arrestare il signor Talbot. Ma come? Il candidato al Senato? Candidato alla forca, volete dire. Sono 6 mesi che aspetto questo giorno. Venite anche voi con noi. No, mi dispiace, signore, non posso. Ho un appuntamento in città. Buongiorno. Buongiorno, senatore. Ma è fatta, eh? Complimenti. Congratulazioni. Evviva Talbot. Abbiamo vinto. Buongiorno. Evviva il senatore. Salute. Buongiorno. Salve, senatore. Congratulazioni. Complimenti. Buongiorno.
Talbot. Talbot. Nulla. Talbot. Bianca. Niente liquido sino alla fine degli scrutini. Talbot. Voglio Luke. Talbot. Che cosa? Vallo a chiamare. Come vuoi, amico. Eppure non mi sembri per niente uno di quei tipi ansiosi di farsi sforacchiare da Luke. Chi diavolo è? Sono Sheldon, Luke. Lasciami in pace. C'è giù un tale che ha chiesto di voi e che vi aspetta. Ha detto che deve vedervi a tutti i costi. Un tale? E chi è? Ha detto il suo nome? Non è Talbot, è un corriere della Pony Express. Vengo subito. Va bene. Das gibt's doch einfach nicht. Ich hab gedacht, den sind wir ein für alle mal los. Scende subito. Wenn dieser Kurier wirklich hier ist und wenn er den Brief abgeliefert hat, dann ist alles verloren für uns. Du meinst wohl für dich. Für dich und deinen sauberen Herrn Gemahl. Ich habe mit euren krummen Geschäften nie was zu tun gehabt. Das wollen wir mal festhalten. Luke, ich bitte dich. Wie kannst du sowas sagen? Ich brauche dich. Du musst mir jetzt helfen. Außerdem steckst du genauso drin wie wir. Du kannst nicht einfach gehen und sagen, mich geht das Ganze nichts an. Glaubst du, der da unten weiß nicht, was los ist? Mit dem werde ich fertig. Den kaufe ich mir schon. Ich habe einmal einen Fehler gemacht. Ein zweites Mal passiert mir das nicht. Nein? Nein. Und wenn mir jetzt was einfällt zu der Sache, dann hat das Hand und Fuß. Verlass dich drauf. Du hast es übertrieben, Dolores. Du wolltest ein schönes Leben haben, wolltest Geld, gesellschaftliche Stellung, wolltest Frau Senator werden. Naja, und du siehst ja, wo das hingeführt hat. Deshalb trennen sich unsere Wege jetzt. Du gehst deinen, ich meinen. Mit Helfen und so ist nichts mehr. Das schlagt dir aus dem Kopf. Haben wir uns verstanden? Du hast dich ja deutlich genug ausgedrückt. Du hast recht, ich habe selbst Schuld daran, dass es so weit gekommen ist. Aber was ich für dich empfunden habe, ist immer echt gewesen. Das wirst du mir nicht abstreiten können. Das habe ich dir 100-mal bewiesen. Und das mit dem Kurier, darum habe ich dich doch nur deshalb gebeten, damit Talbot zum Senator gewählt wird und nach Washington geht. Und ich hier mit dir zusammen sein kann. Weißt du das denn nicht? Ach komm, nur lass doch die Sprüche. Es gab mal eine Zeit, da habe ich deine Märchen ganz gern gehört. Aber jetzt kann ich mich nicht mehr dafür erwärmen.
hai fatto chiamare? Mi hai disturbato. Hai tanta fretta? Sì, ho molta fretta. E una pistola questa volta. Bene, bene. Ti piace Adelita? Sì, molto. Anche a me. E allora adesso ce l'ascoltiamo insieme. E all'ultima nota diamo il via al tirassegno. Forse ti sei dimenticata che sei mia moglie. Tua moglie? Ma guardati, Talbot. Mi hai sempre fatto orrore. Ti ho spremuto. Non mi servi più. Io non voglio finire a San Quintino. Lo hai sentito anche tu, no? Quello della Pony Express è arrivato. I tuoi non sono riusciti a fermarlo. Nemmeno quel porco di Luke ci è riuscito. Luke sa come cavarsela. Imbecille. Mentre tu... hai già la Guardia Nazionale addosso. Dove vai? Me ne vado. Sciolgo la società. Non ti pare che sia durata anche troppo? Giovanotti, via i cinturoni, svelti. Cosa che gira storto, padrone? Può darsi che la giornata si concluda un po' rumorosamente. È meglio che ci troviamo tutti al ranch, entro mezz'ora. Fa passare la voce, presto. Va bene, padrone, ci penso io. Spara, Barbie, spara! Thank you.
Fuori. Venite fuori. Cosa fate? Tornate subito a Washington? Non lo so, non l'ho ancora deciso. Vi meritereste un po' di riposo. Ci penserò, grazie. Auguri. Sentite, c'è oro a Sacramento. Altro che, ce n'è quanto ne volete. E dov'è? Là.